Siete pronti a rivelare i peggiori pensieri sui vostri amici e a mettervi in gioco con delle domande strambalate? Benvenuti nel tutorial di Judoku! Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale trovate consigli e tutorial sui giochi da tavolo. In particolare giochi facili e veloci, con regole semplici da imparare, adatti a qualsiasi occasione. In questo video vi parlo di Judoku, un gioco di carte a partire da 3 giocatori da 16 anni in su, pubblicato in Italia da ATM Gaming. Judoku è un party game formato da centinaia di domande strane e irriverenti, pronte ad ottenere delle risposte esilaranti. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i suggerimenti per giocarci al meglio. Nel frattempo vi suggerisco di iscrivervi al canale per non perdere i miei prossimi video. Il gioco dispone di una semplice app gratuita, disponibile su App Store e Play Store, per gestire un conto alla rovescia e sentire delle simpatiche frasi durante la partita. L'app non è obbligatoria per fare il gioco, è a vostra discrezione se usarla oppure no. Mischiate le carte e posizionatele a faccia in giù sul tavolo. Per comodità potete usare solo una parte delle carte oppure lasciarle nella scatola. Scegliete il primo giocatore, il quale ottiene il titolo di capo degli 8 secondi. Ad inizio round il capo pesca una carta dal mazzo e la posiziona scoperta di fronte al giocatore alla sua sinistra. Quel giocatore ha 8 secondi di tempo per rispondere alla domanda indicata. Facciamo qualche esempio. Dai 3 modi per nascondere una scorreggia. Per prima cosa faccio finta di starnutire, poi mi schiarisco la gola e infine dico che è la nuova suoneria del mio smartphone. Altra domanda, elenca 3 cose che ti danno fastidio del giocatore alla tua sinistra. Dunque, gli puzzano le ascelle, si mette troppo gel ai capelli e non offre mai una birra. Ed infine un terzo esempio, elenca 3 superpoteri che vorresti avere. Mi piacerebbe poter volare, essere invisibile e poter leggere nelle menti degli altri. Se la sua risposta viene accettata dal capo, quel giocatore tiene la carta di fronte a sé che gli vale un punto vittoria. Se non viene accettata o scade il tempo, la domanda viene scartata. In ogni caso, quel giocatore diventa il nuovo capo nel prossimo round. Nel gioco sono presenti anche delle carte azione con sfondo giallo. Quando ne pescate una, eseguite le istruzioni indicate sulla carta. Sono presenti anche 5 carte vuote da poter personalizzare con domande a piacimento. Vince la partita il primo giocatore a ottenere 7 punti vittoria. Potete anche giocare con delle varianti, ad esempio nella modalità capro espiatorio, il capo sceglie a quale giocatore porre la domanda. Alla fine dei round, però, il nuovo capo diventa sempre il giocatore alla sua sinistra. Nella modalità canicola, quando un giocatore ottiene un punto vittoria, deve anche offrire da bere ad un altro giocatore. In caso contrario, è lui a dover bere. Judoku è uno di quei giochi che fanno fare molte risate attorno al tavolo, soprattutto se giocato con il party giusto. È chiaramente un gioco goliardico che va fatto con lo spirito adatto per un party game del genere. In un gioco così, la vittoria va in secondo piano ed è il divertimento che la fa da padrone. Il gioco ha un bel po' di carte, ben 400, la longevità quindi è molto buona. Alcune domande possono essere molto personali o toccare argomenti di cui non si vuole parlare. In quel caso, se non vi trovate a vostro agio, non fatevi problemi a scartare la domanda e a pescarne un'altra. Sia che utilizziate o meno l'app, potete variare tranquillamente la durata dei secondi disponibili per rispondere alle domande, in base a come vi trovate meglio. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere anche cosa ne pensate del gioco e se avete domande o consigli da darmi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!